nel mondo di Macrellino Arredamento. Entra nel sogno della tua nuova casa. Affida il tuo sogno a Macrellino. Affidati a chi arreda le nostre case da oltre 40 anni. Benvenuti cari amici e amiche di Termoli TV. I balneatori sono sul piede di guerra, la direttiva europea segna il loro futuro. L'incubo della messa in asta è sempre imminente. Questa mattina nella conferenza stampa della FIBA Confesercenti, in grido di rabbia anche contro le istituzioni assenti, ma sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. La direttiva europea è una batosta per le imprese balneari. Mettere all'asta il frutto di anni e anni di sacrificio di migliaia di famiglie italiane è insopportabile. Parla il presidente della FIBA Confesercenti Molise, Pietro D'Andrea, che insieme ad altri balneatori ha rappresentato questa mattina in conferenza i problemi del settore e l'incubo che tutta la categoria sta vivendo. D'Andrea ha posto in luce senza freni il silenzio delle istituzioni locali, a partire dalla Regione a cui chiede un impegno formale, ma anche al Governo nazionale fa un appello carico di rabbia e di malcontento. Non ha gradito affatto il dietrofront del ministro Piero Gnudi, che prima avrebbe manifestato tutta la sua disponibilità al fianco dei balneatori, ma nell'ultimo weekend avrebbe ripreso la rotta a sostegno delle misure della Comunità Europea. La tensione alle stelle e il rischio di sommosse popolari è dietro l'angolo. Diverse iniziative in cantiere, a partire dal convegno del 2 marzo a Cesenatico, dove D'Andrea auspica almeno una presenza dei politici molisani. Un richiamo marcato all'assenza di interventi formali dell'assessore Scasserra sulla problematica. D'Andrea è un fiume in piena. Le ultime notizie, quelle di ieri, ci hanno ulteriormente delusi. Noi pensiamo che il futuro deve essere assolutamente gestito dal territorio. Non possiamo fare in modo che avvengano espropri, che avvengano rapimenti di quelle che sono le imprese che sono state costruite con fatica, di quegli imprenditori, perché parliamo di imprese familiari, di quegli imprenditori che hanno ipotecato beni, proprietà, che si trovano a pagare mutui e probabilmente entro il 2020 ancora hanno mutui ancora da... Quindi a fronte di tutte queste cose il rischio è un altro, il rischio è quello di una tensione sociale che già noi leggiamo tutti i giorni sui quotidiani e che potrebbe sicuramente caratterizzare per il futuro un momento di spiacevole realtà civile. Safedin Shafar dal 4 novembre del 2007 è stato semi-vegetativo. L'aggressione ai suoi danni sarebbe stata tremenda. Secondo l'accusa, a ridurlo in quello stato sarebbero stati i fratelli Renzetti di Guglionesi. Ieri in udienza presso il Tribunale di Larino l'accoglimento dei 17 testimoni che man mano si presenteranno davanti al collegio dei giudici. A Safedin sarebbero spettati dei soldi per 10 giorni di lavoro, ma il rifiuto dei fratelli avrebbe scatenato il litigio sfociato poi nell'aggressione al giovane. Ma ora cambiamo argomento. Sull'accordo programma alimentare ci sono dei ritardi e lo stesso governo lo ha ammesso. Ieri il sottosegretario Vari ha risposto ad un'interrogazione presentata la scorsa settimana dal deputato molisano Sabrina De Camillis. Vari ha comunque dato disponibilità ad un incontro con il direttore generale del ministro, a cui parteciperà anche De Camillis, la quale ha chiesto di sbloccare gli investimenti previsti nell'accordo di programma agroalimentare per poter attuare il piano industriale dello zuccherificio del Molise. I lavoratori vanno tutelati e le associazioni turistiche va assegnata una sede. Anche questo in sintesi è il risultato del Consiglio Comunale ieri sera a Termoli. Ma sentiamo il nostro servizio di Michela Bevilacqua. La Cantieri Navali deve assumere direttamente le maestranze come salvaguardia e tutela della condizione lavorativa dei dipendenti. Questo in sostanza è il contenuto della mozione che impegna Sindaco e Giunta affinché il Presidente Iorio ponga l'assunzione come condizione per il rilascio della concessione demaniale alla Cantieri Navali. La mozione è stata approvata all'unanimità ieri sera in un Consiglio Comunale che non ha offerto particolari sorprese. L'Assise ha ritenuto di accogliere anche l'emendamento del consigliere Ragni alla mozione presentata dall'opposizione di Centro
centrosinistra. Si tratta del principio di destinare una sede a tutte le associazioni che svolgono un importante servizio di informazione, presentazione e promozione della città, oltre che di prima accoglienza dei turisti, soprattutto nel periodo estivo. L'intero Consiglio Comunale ha detto sì anche all'intitolazione di un settore dello stadio Cannarsa a Marco Guida, promessa giovanile del Termoli Calcio, scomparso prematuramente nel 2000. Sulla pericolosità di via Francesco De Santis sono stati tutti d'accordo, ma l'Assisa ha ritenuto di rinviare l'argomento alla commissione competente per trovare le soluzioni pratiche immediate. Tra le tante emozioni arrivate tra i banchi dell'Assise, anche la soppressione della fermata dei treni notturni alla stazione di Termoli. Caruso chiedeva un formale impegno del sindaco al fine di investire il presidente Iorio del problema e richiedere ai vertici di Trenitalia di ripristinare le corse notturne, ma la mozione è stata ritirata. Già a dicembre scorso la giunta comunale si era impegnata formalmente a tal proposito. Risale a febbraio 2005 la grande frana in contrada Arcina che devastò la strada provinciale tra Colletorto e Bonefro, causando il blocco dei collegamenti e grossi disagi per la viabilità intercomunale. Da ieri, dopo la sistemazione e il consolidamento del dissesto idrologico all'altezza del cimitero e al termine degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità, la nuova strada è finalmente percorribile. Nei prossimi giorni, infatti, è prevista l'apertura ufficiale del collegamento realizzato dalla provincia di Campobasso e finanziato con i fondi della delibera CIPE, che allora l'assessore regionale Antonio Cheffo fece stanziare dal governo regionale. Questa mattina la maxi operazione eseguita dagli uomini del commissariato di San Severo, in manette 22 persone, per un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, tra le quali cocaina e hashish. Le indagini sono partite nell'ottobre del 2011 sotto la direzione del procuratore del Tribunale Lucera Seccia e coordinate dal commissariato di Polizia di San Severo. Guidato dal dirigente Caruso, l'inchiesta interessa tre regioni, la Puglia, il Molise e l'Abruzzo. Una sera tutta particolare, il fascino di osservare l'opposizione di Marte. L'iniziativa di divulgazione astronomica promossa dall'ADRAM si svolgerà la sera di sabato 3 marzo a partire dalle 19 del Borgo Antico, nelle vicinanze del Faro. La serata avrà come tema l'opposizione di Marte, ma nelle prime parti sarà possibile osservare anche Venere, Giove e Luna. E con questa era l'ultima notizia. Prima di salutarci vi ricordiamo che per qualsiasi segnalazione potete contattarci all'email redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.